Quantificare i danni dell'ultima ondata di maltempo nell'Alessandrino al momento è impossibile, ma negli occhi delle persone che hanno nuovamente fatto i conti con la furia dell'acqua, la sensazione di impotenza è tangibile. Situazione in netto miglioramento, è stato detto questa mattina durante il Comitato per la Sicurezza in Prefettura ad Alessandria, con i fiumi rientrati quasi completamente nella normalità. Certo è che alla luce del sole, quello che ha lasciato questo tragico evento calamitoso è devastante. In queste ore si vanno a stabilire le prime emergenze su cui lavorare, a partire dalle strade. Stiamo facendo ulteriori controlli, da oggi siamo sempre in giro a cercare di aprire più strade possibile nel più breve tempo possibile per diminuire i disastri. Si vede veramente che ha fatto danni enormi nell'Acquese, nell'Ovadese, in altre zone, nell'Alessandrino, quindi la situazione sia dal punto di vista proprio delle frane, anche dal punto di vista sicuramente anche dell'agricoltura, ci sarà parecchio da lavorare. Critica la situazione della rete stradale. Purtroppo cominceremo oggi a fare qualche piccolo rappezzo, ma lì abbiamo bisogno di un intervento straordinario di riasfaltatura, almeno in quelle zone. Quello ci vuole qualche giorno, perché intanto deve esserci il terreno asciutto e bisogna organizzarsi. Quindi chiediamo ancora oggi di rispettare i limiti e di fare attenzione a muoversi sulle strade. Dal punto di vista idraulico, la serata di ieri è passata come previsto. Lo ha confermato Alberto Maffiotti, dirigente responsabile ARPA Dipartimento Alessandria Asti. C'è ancora tantissima acqua nel nodo idraulico di Alessandria. Poco alla volta l'acqua sta defluendo verso i fiumi principali. Il Bormida sta scendendo lentamente, ma è sotto il livello di rischio. Il Tanaro non è mai arrivato al livello di rischio, è stato intorno al valore di soglia di attenzione, e quindi la situazione poco alla volta si ritorna dal punto di vista idraulico alle condizioni ottimali. Da domani sera e nella giornata di mercoledì pioverà, ma il maltempo, dicono gli esperti, farà meno paura. Anche il Po sta defluendo regolarmente. Blonda di piena, ma in realtà non era così elevata su Casale su Valenza in queste ore. La situazione non ha destato dei problemi. A Torino c'è in questo momento un aumento dei livelli, ma è una cosa che si potrà vedere, diciamo, dalla serata di questa sera e domani. Ma non credo che nelle nostre zone possano esserci particolari problemi.